sono Marilena di Macchine per Cucire The Min. Oggi vi volevo aiutare a confrontare due modelli che sono sicuro riscuoteranno molto interesse tra tante persone. Sono due modelli, uno della Brother e l'altro della Necky, indirizzate alle persone che cercano una macchina molto semplice ma efficace per tutti i tessuti e le esigenze domestiche. E le macchine che vedremo sono la Brother Innovis 15 e la Necky H10E. Due macchine veramente molto simili che hanno delle caratteristiche comuni, ma alcune differenze che andremo a scoprire insieme. La Brother Innovis 15 ha la caratteristica di poter selezionare i punti mediante la rotazione di questa manopola. Pare proprio una macchina meccanica, ma in realtà è una macchina elettronica. Infatti, una volta selezionato il punto, la macchina effettuerà le regolazioni di lunghezza e larghezza. Mentre la Necky H10E ha la selezione mediante tasti diretti, cioè ogni punto ha un tasto ben evidenziato. Schiacciandolo si illuminerà il tasto e la macchina effettuerà anche in questo caso le regolazioni di lunghezza e larghezza. Ogni punto è modificabile sia mediante queste piccoli tastini più o meno per la Brother oppure per la Necky con questi tasti molto grandi e dei LED che ci faranno capire immediatamente la regolazione del punto se è alta o bassa. Andiamo a vedere i punti delle macchine. La Brother Innovis 15 ha 16 punti utili, mentre la Necky H10E ha 12 punti. Vediamo i punti nel dettaglio per paragonare le due macchine. Cucitura dritta a sinistra, cucitura diritta tripla è presente su entrambe le macchine, cucitura per l'elasticizzato, zigzag tradizionale, zigzag a tre puntini, va bene per i tessuti elastici, per i tessuti molto sottili perché la cucitura non si arricci e anche per unire due tessuti senza sovrapporli. Cucitura e sorfilatura, un'ottima emulazione dell'overlock della taglia cuci, serve per cucire e sorfilare contemporaneamente due tessuti. Il sottopunto è presente per quanto riguarda la Necky in questa versione per tessuto rigido, per la Brother c'è anche una versione speciale studiata apposta per i tessuti elastici, in generale comunque anche la versione rigida va bene per la maggior parte dei tessuti. Abbiamo il punto appliqué, questo è presente su entrambe le macchine, è comodissimo per trasformare la macchina anche con delle valenze creative. Questa spighetta è presente su entrambe, è un punto che tiene benissimo anche l'elasticità. Nella Necky sono presenti due tipi di lasole, la tradizionale e l'asola con la goccia per i tessuti più grossi, invece nella Brother è presente un terzo tipo di asola. Nella Brother è presente anche questo punto, un punto di rinforzo, lo trovate solitamente nella patta dei pantaloni. Non si usa spessissimo, ma è una funzione molto importante. Quindi, ricapitolando, per Brother abbiamo ben 4 punti in più. L'asola, la travetta, il sottopunto elastico e questo che è il punto bambola, ho utilizzato anche per sorfilature nei tessuti più leggeri. Sono dei punti in realtà non proprio essenziali, diciamo che i più importanti sono presenti su entrambe le macchine. Le macchine sono paragonabili sia per dimensioni, per peso e anche per corredo. Entrambe sono corredate di una valigetta morbida, di una custodietta morbida per proteggerle dalla polvere e anche dello stesso numero di piedini in corredo. Piedino per i bottoni, piedino per cucitura e sorfilatura, piedino per il sottopunto, il piedino per normale per lo zigzag e il piedino asolatore. Quindi sono molto simili. A livello di infilatura, anche in questo caso possono essere paragonate, la Brother ha scritto sulla macchina delle indicazioni per l'infilatura e nella parte bassa c'è un adesivo che ci aiuta a infilare correttamente la spolina. Invece, per quanto riguarda la Necky, abbiamo questo ripianino che si va a estrarre dove ci sono le indicazioni fondamentali per poter effettuare meglio l'infilatura. Quindi diciamo che sono simili anche in questo punto di vista. Si toglie per entrambe le macchine facilmente il box accessori e quindi il braccetto risulta molto sottile. Per quanto riguarda la Necky ha un piano sia davanti che dietro, per quanto riguarda la Brother solo un piano davanti, quindi la parte dietro diciamo è un pochettino più piccola, il tessuto si appoggia leggermente di meno.
Iniziamo a vedere delle piccole differenze tra le macchine. Per quanto riguarda la Brother Innovis 15 è presente questo tastino che è la saldatura iniziale automatica. La macchina partirà automaticamente saldando, quindi andando avanti, indietro, avanti, facendo una saldatura tradizionale. E una volta premuto questo tastino, che è quello della retromarcia, finirà saldando. Questa funzione non è prevista nella Necchi 10E, però è previsto comunque il tasto di saldatura anodino, quindi schiacciandolo prima di partire e premendolo una volta finita la cucitura, ci darà l'opportunità di saldare anodino comunque qualsiasi tipo di punto. Altra differenza sono i sensori presenti in Brother e assenti in Necchi, che ci avvertono quando la macchina parte con il piedino alzato. Con entrambe le macchine si può partire sia aerostato a pedale che con il tasto start stop qua, è presente qua invece nella Necchi. Se io parto in questo caso con Necchi, nel display è presente una indicazione che ci avvisa che devo abbassare il piedino, mentre con Necchi la macchina parte comunque. Altro sensore è quello dell'asolatore: quando effettuo l'asola devo tirare giù una piccola guida che darà il ritorno all'asola automatica per entrambe le macchine. Su Brother è prevista un'indicazione che ci va a avvisare quando partiamo, facciamo l'asola senza abbassare questa leva, quindi partendo ora vedremo sul display una piccola indicazione che ci ricorda questo è il piedino, e poi anche della leva. Mentre per quanto riguarda la Necchi 10E non è presente questo piccolo aiuto. Una cosa differenza invece Necchi da Brother: all'interno della macchina è presente la regolazione della pressione del piedino, non presente invece in Brother. Vi faccio vedere come poterla regolare, non è proprio agevole, però in effetti è presente. Svitando con un cacciavite a stella la vite che troviamo nella parte laterale della macchina, potremo andare a rimuovere lo sportellino laterale e troveremo in questa parte la regolazione della pressione, che potremo andare a regolare mediante una monetina o anche manualmente. Questo ci permetterà di fare un punto molto più preciso nei tessuti elastici, evitando l'effetto onda, quindi la modifica del tessuto, e anche affrontare i tessuti più grossi come gli orli dei jeans senza modificare il punto, perché la macchina effettuerà il salto con più facilità. Altre caratteristiche comuni tra le due macchine sono la possibilità di disinnesto del trasporto per lavorare a free motion, quindi c'è una leva posizionata nella parte retro di ognuna delle due macchine che ci permette di togliere i dentini che trasportano il tessuto. Hanno tutte e due il pulsante per partire senza pedale, la retromarcia, la funzione ago alto ago basso per fare in modo di ruotare la cucitura senza perdere il punto, saldatura con tastino da questa parte con funzione programmabile in quest'altra, e hanno un'alzata del piedino molto alta, simile tra le due macchine, questa per la Necchi, forse un pochino più alta per la Brother. Comunque ci dà l'opportunità di inserire il tessuto, ma l'altezza di cucitura è esattamente la stessa. Luce LED per entrambe le macchine, più forte per quanto riguarda Necchi H10E rispetto a Brother. L'estetica è un po' più arrotondata per quanto riguarda Brother, un pochettino più lineare per quanto riguarda Necchi, ma l'area di lavoro è abbastanza grande su entrambe le macchine, diciamo che forse Necchi ci presenta un'area un pochino più ampia. Ho messo per voi le macchine alla prova nei principali punti, cucendo in rosa per la Necchi H10E e in giallo per la Innovis 15. E ho paragonato più o meno le cuciture. Vi anticipo già, i risultati sono veramente molto simili, ma ve li voglio fare vedere. Partiamo dal punto elastico presente su entrambe le macchine. Per quanto riguarda la H10E è questo, per quanto riguarda la Innovis è questo qua. Potete vedere che la cucitura è molto molto simile, ci tiene l'elasticità per bene su entrambe le cuciture, quindi il tiro non si rompe. Un punto che consiglio per chi acquista una macchina nuova per affrontare i tessuti che abbiamo di consuetudine addosso. Piccola differenza la troviamo nella cucitura diritta tripla. La cucitura diritta tripla è quella cucitura che ci permette di andare a effettuare una cucitura grossa con un filo sottile. La macchina ripasserà tre volte nello stesso punto.
Allora, in rosa per la Necky vedete che il punto ha un 15. Questo è una cucitura molto utile per fare un effetto vistoso nei jeans. Altro punto è lo zigzag a 3 punti, va bene per i tessuti elastici per non arricciare, ma io l'ho utilizzato in un modo particolare, una cucitura diciamo regolare, posso leggermente allungarlo, si allunga un pochettino di più per quanto riguarda la Brother Innovis. Sono andata ad allargarlo bene per entrambe le macchine e infittirlo molto. Questo mi è servito per unire due pezzi di stoffa senza sovrapporlo. I risultati sono molto simili, con Brother riesco ad accorciare il punto leggermente di più, ma diciamo che la necessità è risolta con entrambe le macchine, quindi anche in questo caso sono molto simili. La prova del 9 viene con l'orlo dei jeans. Ho effettuato il mio orlo, quindi 9 strati di jeans spesso, quindi l'abbiamo messa alla prova. Le condizioni di cucito sono entrambe le stesse, stessa tipologia di filo, stessa tipologia di ago e di accorgimenti. Potete vedere dal campione che entrambe hanno effettuato una bella cucitura. Con Necky 10E ho potuto diminuire leggermente la pressione del piedino e il punto è venuto più regolare quando ho effettuato la cucitura di ritta tripla. Entrambe le macchine avevano un buonissimo rumore molto simile. Anche la cucitura e sorfilatura è simile tra entrambe le macchine. Con il piedino in dotazione per cucitura e sorfilatura sono riuscita a fare delle cuciture che ci hanno permesso di rifinire i nostri tessuti e cucirli contemporaneamente in modo ottimale per entrambe le macchine. La cucitura tiene, la tensionatura è molto buona per entrambe le macchine. Le asole, abbiamo 2 asole per Necky, 3 asole per Brother. Ho lasciato le impostazioni che venivano date dalla fabbrica, direi che il risultato è anche questo molto simile. Forse una densità del punto più fitta per quanto riguarda la Broter è già stata impostata, quindi su questo tessuto più leggero l'asola risulta leggermente più gradevole, ma sono a pari merito, entrambe lavorano con l'asolatore automatico che ci permette di effettuare l'asola in un unico tempo facilmente. Altra prova è il sottopunto, il punto invisibile. Fatto sia per quanto riguarda la Necky che con la Brother con il piedino adeguato. Con Brother ho potuto testare entrambi i tipi di punti. Questo è un tessuto veramente antipatico da cucire, è una maglina molto molto elastica. Il risultato anche nella parte retro è buono. Diciamo che con Necky leggermente migliore perché ho potuto diminuire per bene la pressione del piedino aprendo lo sportellino laterale e evitando quindi di modificare di più il tessuto elastico. Ultima differenza è la modalità di scelta di vendita di queste macchine. Per quanto riguarda Necky ha scelto una vendita esclusivamente nei negozi qualificati o in alternativa nel sito della Necky, dove si può scegliere il rivenditore per avere assistenza, insegnamento e consigli nel post vendita. Quindi se volete acquistare la macchina nel sito, andate nel sito della Necky Shop e scegliete la macchina e come rivenditore scegliete Dimmi Roberta di Belluno per avere l'assistenza da parte nostra. Brother invece lo potete trovare anche negli e-commerce, quindi nel nostro e-commerce www.macchineperCucireDemine.com e potete acquistarla sia nei negozi tradizionali che anche in quest'altro tipo di metodo. Beh, spero di esservi stata utile nella scelta di queste macchine. Sono sicura che sia per il modello della Brother che quello della Necky troverete una fantastica alleata per il vostro cucito domestico e anche un accenno di cucito creativo. Sono macchine molto semplici nell'uso, molto efficienti, veloci e affidabili, quindi ve le consiglio entrambe, a voi la scelta. Per qualsiasi necessità contattateci, saremo disponibili a rispondervi al più presto. Grazie, ciao da Marilena.